pausa c'è una super novità. Cosa? A chi piacerebbe andare a dormire coi delfini? Io! Ma si può fare veramente? Certo Ale, guarda che invito speciale ci è arrivato. Guarda, per un'incredibile notte con SpongeBob nella sua casa in fondo al mare alla quadra di Genova. Sì. Cioè noi possiamo andare a dormire in questa stanza? Proprio in questa, in fondo al mare, proprio come SpongeBob. No. Fatemi spazio ragazze che arrivo. Ringraziamo Nickelodeon e l'acquario di Genova. Aiuto. E anche, tutto bene? E anche SpongeBob per questa fantastica esperienza. E andiamo a fare le valigie! Subito! Ciao! Sono Francesca e vi accompagnerò a scoprire i segreti dell'acquario e a conoscere i nostri animali. Noi siamo attrezzatissimi, abbiamo la mappa. Ta-ta! Andiamo, Mate? Andiamo! Allora, la prima vasca che andiamo a scoprire ospita degli animali un po' particolari. Siete pronti? Poi vi porterò dietro e vedremo anche i piccoli che sono nati di recente. Pensate che alcuni sono nati il giorno di Natale. No! Oh, wow. Esattamente, quindi grandissimo evento. Esatto, ha avuto la sorpresa, quindi andiamo a scoprire chi sono. Sono stati i regali delle mamme. Bravo! Loro sono i cavallucci marini. Bravo. Fantastico. Questa non è una specie mediterranea, ma è una specie che vive nelle zone australi. Usano le pinne, come vedete la sta muovendo questa qui dietro la schiena, e poi ne ha due dietro le branchie dal musetto. Non so se vedete, velocissime. Quelli con la pancia uniforme sono le femminucce. Quelli con la pancia irregolare sono i maschietti. Che hanno mangiato troppo. In realtà stanno tenendo le uova in sacchetto. Perché i cavallucci marini sono pesci speciali. Le uova non le lasciano abbandonate da qualche parte, ma il papà, quando ha conquistato la sua compagna, si fa regalare le uova e se le mette nel sacchetto che è la sua pancia. Questo è un ruolo da papà e le tiene lì, protette. Le uova si sviluppano e quando è il momento opportuno, più o meno 2 mesi passa per questa specie, dal sacchetto lui spruzza fuori i piccoli. Saliamo su a vedere le vasche curatoriali dove ci sono i piccolini. Saliamo. I più grandicelli dovrebbero essere quelli nati al 25 di dicembre. Sono già proprio cavallucci marini fatti e finiti. Sono solo piccolini. Sono come briciole rosa. Sai che mi piace tantissimo la tua definizione. Così non è che si riesca a capire molto bene. Usiamo il microscopio e andiamo a vedere come sono fatti realmente. Adesso lo accendiamo. È una larva di un gamberetto, Artemia salina. Questo è quello che vedete al microscopio. Questo è come sarà da adulto. 2 occhi, 11 zampette per lato, 1,5 cm circa. Queste sono tutte le uova, si chiamano cisti, di Artemia. Le abbiamo prese perché praticamente l'Artemia ci serve come cibo per alcuni degli animali che abbiamo qui. E quindi le facciamo schiudere e poi le diamo da mangiare a alcuni degli animali, che possono essere i piccoli di cavalluccio marino, ad esempio quelli che abbiamo visto, che hanno la boccuccia piccola per mangiare gamberetti più grandi, oppure alle meduse. Entriamo nella camera di SpongeBob. Che meraviglia! No, guardate!
Mamma, che sogno. È bellissimo, Ale, è stupendo. Abbiamo i lettini che danno sulla vasca con i delfini. Mati, non salire sul nostro lettino. Questo è nostro, vero Ale? No, no. Ma di chi è questo lettino? Pieno di cose, quanti. Vale, guarda il nostro, non ha niente. Io direi, lanciamo qualcosa anche lì. Bella idea. Ciao SpongeBob. La tua stanza è bella. Una palla. Occhio che arriva. C'è una palla, ne chiedo quale vuoi. Io volevo questa. Perché assomiglia a rosa. Perché è rosa? Sì, direi proprio di sì. Ma cosa c'è, Ale, ancora? L'hai già fatta. Sei riuscito già? No, io non ce la faccio mai con quelli delle bolle. Maglietta. Oh, questa bellissima. C'è anche Patrick. Mutande. Mutande? Cos'è sta? Ma no, credo sia una cuffietta, sai? Caramelle. Sì. Non ci credo. Veramente? Ale, devi mettere a Nicolò l'accappatoio, sennò si mangia le caramelle. Forza, forza. Non scappare, sta scappando. Non sul nostro letto, mi raccomando. No. No, è scappato. Superale all'attacco. Vai, inseguilo. No, è scappato. Dov'è? Non eri lì. Catturato. Aiuto. Occhio attento, rischi di finire in mezzo al mare. Ragazze, bellissimo, perché abbiamo la vasca anche sopra la testa. Ale, stanno invadendo il nostro letto. No. Vieni. Arrivo. Ce n'è uno. Ce n'è due. Corri. Vorresti già dormire, Ale? No. Giusto, dobbiamo fare il room tour della cameretta di SpongeBob. Andiamo. Ciao. La camera di SpongeBob è dotata di un comodino. Sì. E SpongeBob anche lui. I cassetti. Io voglio i cassetti cuoricini. Poi abbiamo il frigorifero di SpongeBob. Sì. Dotato di acqua. Di acqua? Sì. SpongeBob. E la TV. Abbiamo la TV. Cartoni di SpongeBob a manovella. Ale. Il ghiacciolo. Proseguiamo lungo la vista vasca. Ciao, Nicky. No, basta col ghiacciolo. E incontriamo ma c'è il tappeto, anche quello è SpongeBob, andiamo avanti. E raggiungiamo i peluche. Questo è il fratellino del nostro. Il lettone di Nicolò e Matilde. Ma non è finita, perché anche loro sono dotati di comodino e di linguaccia. Sì, beh, collega. Ma finite quel ghiacciolo. Basta, lo finirò io. Lo finirò io. Sì, sì, sì. I delfini? Eccoli, sono passati. Proprio davanti a te? Mati, chiamali, chiamali. Ma fa finta di essere delfini. Ah, così li chiamiamo? Ottima idea. E questo che delfino è? Ma come un delfino scimmia? Guarda che brava Mati. Forza, mutiamo. Stanno arrivando sopra di qua. Grande Mati, li hai chiamati veramente. Tre, due, uno, via. Via! Mati, corre assieme ai delfini. È velocissima Mati, perché i delfini sono ancora qua. Sono diventati tre adesso a giocare. E se anche voi ragazzi vorreste vivere qui come almeno Matilde, per una notte, sì, si può fare. Al link qui sotto in descrizione, infatti, si parte un concorso facilissimo. Si partecipa rispondendo a una domanda marina, ovviamente. E ad estrazione è possibile vincere una notte qua, proprio come noi, nella stanza di SpongeBob all'acquario di Genova. Tutte le info qua sotto in descrizione. E la notte prevede anche la cena. Andiamo al tavolo, Ale. C'è un tavolo davanti alla vasca. Sono venuti da noi. No, seguite il ditino. Mati, è il tuo delfino personale? Ti segue. Incredibile. Mati, fai una carezza adorabile. Ciao, buon viaggio. Wow, Mati, è venuto a far la nanna con noi. Un delfino. Un altro delfino. Sono due. La mamma era piccola. È arrivato il momento di raccontare la storia della buona notte. Ma stanno già dormendo, Ale. Stanno già dormendo. Nicolò si è tuffato in piscina. Ecco, tutto questo riverbero. No, sono svegli. Adesso sì, raccontiamo la storia. Buonanotte, delfini. Buongiorno, delfini. Il risveglio è così, ragazzi. Avete dormito bene, cuccioli? Sì, sì. Sei pronta, Mati, per nuove avventure all'acquario? Sì.
E allora andiamo, salutiamo SpongeBob. Ciao SpongeBob, dormire in questa cameretta è stato bellissimo. Buongiorno, ben svegliati, adesso andiamo a conoscere gli altri delfini che non hanno dormito con voi e poi diretti in cucina a prendere quello che ci servirà per dare da mangiare ad alcuni animali questa mattina. Voi farete gli acquaristi, lo sapevate? No. Dovete un po' lavorare. Wow. Allora, non ci aspettavano tutti. Abbiamo Teide, Lapo, Luna e lei. Ciao, Luna. Ciao. Lui è buono, buono. Lui c'ha i dentini un po' limati rispetto agli altri. E i graffi, vedete, loro sono un po' più graffiati, ma perché sono maschi. Oh. E quindi i maschi si tendono a fare un po' di baruffa in più ogni tanto. Sono giocherelloni. No. Molto giocherelloni, sì. Ogni tanto bisogna decidere chi è più forte. Sono un po' più aggraziate, diciamo di sì. Però in realtà ogni tanto anche quando i maschi diventano un po', soprattutto quando sono nel periodo che voglio cercare la fidanzata. Oh, che bolla! Ah, vi volevo far vedere che anche loro hanno le orecchie. Se guardate vicino all'occhio c'è quel piccolo puntino che sembra la puntura di un ago. Lì è l'ingresso dell'orecchio dei delfini. E adesso si ritorna poi di nuovo davanti. Allora, i delfini sono mammiferi. I mammiferi dovrebbero avere un pelo. Però loro vivono nell'acqua e il pelo non serve tanto. Perché è la ciccia quella che tiene caldo, veramente. La pelliccia bagnata non aiuta ad avere caldo. Allora, loro praticamente il pelo l'hanno perso. Ma hanno dei baffi, o meglio, adesso non ce li hanno più. Ma quando nascono, i delfini nascono con dei baffetti sul muso. Che poi perdono quasi subito e quindi sono il ricordo del pelo. Vengono, vanno veloci. Dai, mi sa che li dobbiamo lasciare, fanciulli. Ciao. Che ci aspettano dei lavori da fare. Dobbiamo ripassare dai delfini, ma passiamo da sopra e finiamo in quello che è chiamato padiglione biodiversità. Finiamo su una nave e lì troveremo gli animali a cui dare la lattuga. Che abbiamo preso prima in cucina ci servono adesso per dare da mangiare ai pesciolini che troviamo qui nella laguna tropicale e sono diverse specie appartenenti alla famiglia dei pesci chirurgo. Allora, le lattughe che abbiamo sistemato nei nostri anelli particolari ora pian piano le caliamo nella vasca in modo tale che rimangano sul fondo e i nostri pesciolini, come vedete, sono già arrivati a mangiare. Golosoni! Molto golosi, sì. È arrivato il momento di intervistare SpongeBob. Chiederemo al nostro SpongeBob se gli è piaciuta questa visita pazzesca dell'acquario. Ti è piaciuta, SpongeBob? Sì! E ora chiediamo al signor Patrick cosa gli è piaciuto di questa gita all'acquario. Tutto! Tutto! E se questo video vi è piaciuto, mettete un pollicione! E iscrivetevi al canale YouTube GBR per non perdere i prossimi video. Non fate le sagome, scaricate l'app GBR per non perdere le notifiche. Ciao!